Sale la tensione all'interno della casa del Grande Fratello VIP fra due vere e proprie prime donne di questa settima edizione, ovvero la new entry Dana Saber e la fumantina Oriana Marzoli. Le due concorrenti nelle scorse ore per poco non si menavano di fronte alle telecamere, dando vita ad una vera e propria rissa, con i fiocchi. Ma cosa è accaduto e perché le due stavano per venire alle mani? Tutto è nato a partire da una discussione che nulla aveva a che vedere con Oriana Marzoli, ma che ha coinvolto Jael De Donà e Dana Saber stessa. Quest'ultima, infatti, ha ammesso onestamente di provare una forte attrazione nei confronti del GFino Andrea Maestrelli, che però non è riuscito a baciare nel corso del gioco della bottiglia organizzato qualche giorno fa. Chi invece ha avuto la fortuna di concedersi un bel bacio alla francese con l'affascinante concorrente è stata Jaele. Difficilmente, però, la concorrente si sarebbe aspettata una tale scenata di gelosia da parte di Dana Saber, anche perché ufficialmente si è per l'appunto trattato di un semplice gioco. La querelle per il bacio rubato fra Jaele e Dana è stata inoltre esacerbata nella giornata di oggi anche da un altro evento. Come riporta Bicci, le due concorrenti si sarebbero beccate a tavola per un piatto di pasta. Da qui è emersa una discussione che si è protratta per tutta la giornata, fino allo scontro definitivo in giardino. Dana Saber si è dunque così rivolta alla collega. Sei una morta di fame. Ti attacchi a un piatto di pasta. Sei una senza personalità. Io a una come te qua fuori neanche parlerei perché non hai personalità. Coniglio. Faccia da coniglio. Continua a fare il coniglietto. Prendi l'insalata e basta. Cosa ne sai cosa ho fatto con la pasta e cosa ho detto ad Edoardo? Non eri impegnata a limonare Andrea? Continua a fare la lecchina di Oriana.
Thank you.